La nostra cosa che abbiamo, la nostra capacità è quello di vedere delle evidenze. Ed eccola la nostra evidenza. Pasolini, quando viene trovato il 2 novembre del 1975, ha un orecchio staccato dalla testa, le dita fratturate, le costole fratturate, per tutto il corpo ha delle escoriazioni, come se fosse stato colpito da degli oggetti appuntiti. Ha subito un colpo talmente forte nei testicoli che il sangue è penetrato nelle parti più interne. Pasolini è morto perché gli è scoppiato il cuore, perché ci sono passati sopra con la macchina più volte. Questa è la nostra evidenza, non è voyeurismo, è la nostra verità. Pasolini è stato massacrato in maniera selvaggia e non è accettabile che l'unica sentenza che questa storia ha prodotto è la condanna del solo Giuseppe Pelosi, avvenuta nel 1979.